2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Liti continua e botta risposta attorno al servizio dei rifiuti in Gela, che intanto resta ancora alla ditta Campana Tecra. Tra una proroga e l'altra è così. A Gela sembra che non si sappia far altro che parlarsi addosso e attaccarsi a distanza. Il risultato per la popolazione è patire un servizio pessimo, una città sempre sporca, la tassa sui rifiuti però è così salata che molte famiglie non ce la fanno a pagarla. Cambierà questo andazzo? A bolletta salata corrisponderà una città che viene spazzata, lavata e liberata dalle erbacce? Le liti possono anche durare all'infinito, ma quello che caratterizza la buona politica è dare al cittadino un buon servizio al costo giusto. A Gela però questo obiettivo sembra lontano anni luce. In effetti questo non è neanche un obiettivo politico, un obiettivo che viene suggerito dal buon senso. Rimarriamoci a sedute consigliane in sui rifiuti, ma prepariamoci anche a non vedere altro che la situazione che si trascina da tempo, e se c'è il dissesto sarà ancor peggio. Se le casse comunali andranno al dissesto si avrà un servizio minimo, cioè l'essenziale, peggio di quello che c'è ora. La condizione invece che i cittadini vorrebbero rispettare è quella che ci siano igiene e pulizia. Poi chi vuole litigare lo faccia pure, è un sogno. Al momento lo è. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.